Benvenuti a questo nuovo servizio speciale di Medica Live Magazine, l'informazione scientifica che corre sulla rete da Matera in occasione delle giornate dedicate alla discussione dell'artrosi, con particolare riferimento alla gonoartrosi, un evento voluto dal professor Moretti e organizzato da AV Eventi e Formazione. Un congresso che nella sua prima giornata di svolgimento si è occupato anche dell'aspetto diagnostico attraverso l'imaging, chiaramente una tecnica evoluta, ma soprattutto grazie alla relazione del dottore Francesco Di Pietto, dirigente e medico presso l'Hospital Pineta Grande di Castelvolturno in provincia di Caserta, siamo riusciti a comprendere in maniera più definita qual è il confine che separa l'utilizzo di una tecnica diagnostica di imaging piuttosto e di un'altra, ma di sicuro l'utilizzo di queste tecniche rafforza quella che poi sarà la decisione presa dal team di ortopedici e traumatologi nello step successivo. Quindi intanto grazie per essere con noi, dottore, un'importanza strategica quella del ruolo svolto dalla radiologia. Sì, oggi nell'attività clinica di tutte le branche, quindi anche di quella ortopedica, la diagnostica per immagini è un momento importante nel definire la tipologia di patologia. Anche in una condizione apparentemente banale come quella dell'artrosi, l'imaging può essere utile nel definire il grado della patologia artrosica e di quali sono tutte le alterazioni associate. E in un momento in cui si cerca di limitare la terapia aggressiva, la terapia invasiva, e di dar spazio a tutto ciò che è conservativo e che è di più agevole approccio per il paziente, capire con precisione che cos'è il principale elemento causa di dolore è veramente fondamentale. E quindi si inizia sempre con un esame radiologico standard, ma poi l'ausilio dell'ecografia piuttosto che della risonanza magnetica ci aiutano a capire con precisione quando è responsabile la cartilagine, quando è responsabile un menisco, quando è responsabile un legamento nella causa del dolore, e quindi scegliere poi l'approccio terapeutico più indicato per quel paziente. Dicevo, dottore Di Pietto, confini davvero sottili nell'utilizzo di una tecnica di diagnostica per immagini piuttosto e di un'altra. Ecco, a fronte per esempio nel caso della gonoartrosi, nel caso di una evidenza che traspare già dall'esecuzione della radiologia, qual è il confine che separa la radiografia stessa dall'applicazione per esempio della risonanza magnetica? Ma ad esempio un aspetto importante da valutare è, fatta diagnosi di artrosi, di una deformità artrosica con una radiografia, noi dobbiamo scegliere quel paziente se indirizzarlo ad una chirurgia di protesi oppure se possiamo gestirlo con una terapia infiltrativa. Allora è importante capire se oltre l'artrosi l'osso sottostante la cartilagine è un osso edematoso, è un osso infiammato, è un osso che ha delle cisti, e quindi magari una sola terapia infiltrativa potrebbe non essere sufficiente. Se possiamo associare delle terapie farmacologiche che migliorano, che aiutano a ridurre l'infiammazione dell'osso visto con la risonanza magnetica, e quindi così andiamo a personalizzare il trattamento per il paziente proprio grazie a questi approfondimenti. Quindi anche per l'artrosi la sola radiografia potrebbe avvalersi dell'approfondimento diagnostico con risonanza proprio per scegliere il migliore trattamento da apportare a quel paziente. L'utilizzo degli strumenti diagnostici per immagini anche negli interventi filtrativi, per esempio. Una delle tecniche, forse la più nota, è quella delle ecografie guidate, delle ecoguidate, ma non è l'unica. Sì, ormai ci sono evidenze scientifiche prodotte da tutta la comunità mondiale che si occupa di terapia infiltrativa, che infiltrare con una guida di imaging, possiamo sfruttare sicuramente l'ecografia, tra le più utilizzate, più economica, più semplice, non utilizza radiazioni, ma per distretti più complessi la guida scopica radiologica piuttosto che anche la guida TAC, pensiamo all'infiltrazione di colonna vertebrale, ci consente di avere una precisa identificazione del target da infiltrare, e quindi ci sono tante evidenze scientifiche che dimostrano di come il trattamento infiltrativo, se eseguito sotto guida di imaging in senso lato, abbia una efficacia maggiore, perché siamo certi di far arrivare il farmaco laddove c'è veramente la patologia. Quindi la collaborazione tra chi si occupa di imaging, il radiologo, e chi si occupa della cura del paziente, il clinico, sia esso ortopedico, fisiatra, reumatologo,
proprio perché si è visto che l'imaging serve a puntare il nostro target con estrema precisione. E dunque, per concludere, quando si parla di aspetto interprofessionale e multidisciplinare nella sanità, ci rendiamo conto come una componente fondamentale venga svolta proprio dalla radiologia. La ringrazio molto. Grazie, grazie a voi. Grazie al dottor Di Pietto, con il quale abbiamo parlato di diagnostica per immagini nell'ambito delle giornate centro-meridionali dell'artrosi, volute dal professor Moretti e organizzate da VI Eventi e Formazione. È davvero tutto. Grazie per aver guardato questo appuntamento. Arrivederci ai prossimi.